troviamo nella sponda del lago di Tiberiade, o mare di Galilea, mare che è stato teatro di diversi avvenimenti tra Gesù e i suoi discepoli, avvenimenti importanti che hanno vissuto insieme, patito insieme. Ricordiamo per esempio la tempesta sedata, ma anche la pesca miracolosa. In sostanza Gesù in questo luogo ha insegnato i suoi a dipendere da Lui, a aver fiducia in Lui, ad abbandonarsi all'amore fiducioso. E se noi ci pensiamo un po' anche nella nostra vita personale, non è facile, questa è la sfida amorosa alla quale il Signore ci chiama, dipendere da Lui. Con facilità dipendiamo da quello che abbiamo, anche dalla prosperità economica che abbiamo. E Gesù insiste nel Vangelo molto sull'aspetto economico come dipendenza da Dio, cioè in altre parole, la nostra fede fiduciosa si gioca nel rapporto con i beni materiali. Dipendere da, lì si gioca la nostra fede. Ma Gesù ha parlato chiaramente di questo argomento e noi oggi leggiamo insieme un brano che è stato ispirato da una domanda di uno tra la folla che gli ha detto: maestro, di a mio fratello che divida o condivida con me l'eredità. E Gesù risponde così. Leggiamo dal Vangelo di Luca al capitolo 12, versetti dal 16 al 21. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé. Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. La parabola parla da sé. Abbiamo qui un uomo ricco e questo uomo ricco ha un'annata favorevole, la campagna gli dà un'abbondante raccolta. Cosa fa questo? Pensa, riflette, fa un progetto e il progetto consiste nel fare magazzini nuovi per mettere e immagazzinare tutti i suoi beni e garantirsi un futuro di gioioso e pacifico, cioè confida in questi beni. Bene, la notte stessa, secondo la parabola, scende la sentenza, il giudizio di Dio, con una parola molto chiara, stolto, sciocco, insensato, privo di senso, un giudizio severissimo da parte di Dio. Allora perché questo giudizio? Da cosa è dettato questo giudizio di Dio? Forse Dio non ama la prosperità? Al contrario. Questo uomo era già ricco e Dio gli concede addirittura una prosperità, un raccolto eccezionale. Questo abbondante ricorre solo qui in tutto il Nuovo Testamento, questo vocabolo. Allora perché? Questo uomo è stolto per tre motivi fondamentali. Il primo, perché la sua visione, il suo pensare non contempla la vita eterna. L'inizio e la fine di tutto il suo pensare sono legati alla vita terrena. Non ha nessuna trascendenza, non è aperto a nessuna trascendenza. Il secondo motivo perché è stolto è perché questo uomo non rende grazie e non si rende conto che ogni giorno è un dono gratuito di Dio e che non ha nessun potere di allungare i giorni della sua vita. E il terzo motivo perché è stolto è perché non ha imparato veramente come si arricchisce davanti a Dio, che la gestione dei beni materiali serve per arricchirci davanti a Dio. Cioè il segreto chiave qui è la condivisione. Aprire le mani e condividere. Aprire le mani e dare con generosità, ricordando le parole del Maestro che dice c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora con questo augurio qui dal lago di Tiberiade io vi sprono, vi invito a dare, a far gesti di generosità, a allenarci veramente in questo grande esercizio spirituale che è quello di dare, condividere, non avere la mano inaridita ma aprirla per dare e diventare veramente generosi sul modello del nostro Padre che è nei cieli. Tanti saluti dal lago di Tiberiade.